Partiamo subito con le cose di oggi, abbiamo molte cose da dire. La notte degli Oscar, con il fattaccio che ha fatto la Samsung, le foto degli uccellini che ho fatto molto belle, e poi anche altre cose che adesso non mi ricordo. E praticamente, allora partiamo dalla storia degli uccellini. Sono andato a scattare gli uccellini. No, ero lì, erano già le 9 della mattina. Ho detto, ma non so, non c'ho voglia, non so dove. Ho detto, ma andiamo alla Rodan Dam, che è a Palatka, una cittadina, una ridente cittadina sul fiume, no? Arrivo lì e vedevo sto uccellino che saliva, se scendeva, no? Che voleva pescare i pesci, no? Allora ho detto, basta, fermiamoci qui, ci. Allora è sceso giù, ha pescato il pesce, poi è arrivata l'aquila, perché l'aquila. Adesso i malini diranno, il simbolo dell'America, proprio fatto bene. Praticamente l'aquila, cosa che non sapevo, tutte le volte che l'uccellino pesca, l'aquila gli va vicino per rubarcelo. Infatti l'ha tentato di attaccare, e l'altro uccellino ha perso il pesce, l'aquila poi ha girottato un po' e poi non so se ha preso lo stesso pesce che era caduto. Comunque io ero proprio lì, foto del caso, purtroppo, siccome è stata una roba molto veloce, non avevo messo la fotocamera sul cavalletto, cosa che non faccio mai, ormai siccome sono un professional, però ho visto cosa era a mano, no? Che con la mia, col mio obiettivo 300 mm si può fare a mano, non è proprio estremo, tipo un 600, infatti poi le foto che ho messo, alcune molto belle, erano tutte a mano, no? Però praticamente la maggior parte dell'aquila sono venute sfocate. No! Sì, però alcune, quando c'è proprio lei che sta per prendere il pesce dal fiume, dall'acqua, quelle venute. Purtroppo era un po' lontano, insomma. Adesso prossimamente prenderemo sto extender. Però siccome c'ho un stracasino di spese, oggi devo andare dal commercialista, infatti stamattina devo andare dal commercialista e mi dirà quanto devo pagare di tasse. Secondo me mi sparerà una cifra esorbitante. Secondo me devo pagare almeno $3,000 in più. Che l'anno scorso l'anno scorso avevo pagato così, avevo guadagnato più o meno come quest'anno, un po' di meno forse, e non avevo dovuto pagare niente, no? Però quest'anno, siccome ho preso i soldi di Google, poi ho guadagnato di più, secondo me dovevo pagare in più $3,000, sempre che non mi diano qualche penalty, perché io faccio a volte sto truccone qua, no? Tipo all'inizio dell'anno, quando vedo che non faccio tanti soldi, il commercialista mi ha detto di pagare, che sono 3.500, io gliene do solo 3.000, no? Poi un'altra volta ho detto, io gliene do solo 3.000 e con 500 restanti mi compro l'iPad, che poi gli ho detto a me, rifiuto, ma non si fa, non si cose, guarda che ti danno le multe, stanno qua. Non ho fatto questo giochino qui, però ho fatto più o meno lo stesso. Una volta a gennaio, invece di pagare 3.500, gli ho dato solo 3.000, no? Poi gli altri mesi gli ho messo 3.500, poi alla fine ho guadagnato di più. Allora quelli lì dicono, ma questo qua c'è un 4500 comunque, no, perché poi dopo non importa, li paghi anche dopo, cioè se non gli mandavo niente sicuramente un penalty c'era, che io non ho mai ricevuto sti penalty, però sono una percentuale dello stipendio, non lo so com'è. E poi ci può essere, non so se quando ti danno ste multe ti fanno anche il mega controllo, perché a me è difficile, ha fatto il mega controllo, allora devi andare a ritirare fuori tutti gli scontrini, dimostrare tutto, è un casino, non è niente di che, perché noi americani siamo molto fiscali su queste cose, anche Ben Fish non è che è niente di che, ma è la pala di andare a trovare tutti gli scontrini di 2 anni fa, così, no? Allora comunque non lo so, comunque mi sono prefissato che comprerò l'extender per il compleanno. Pensa a te, addirittura ad aprile, il 20 di aprile, vabbè oggi è marzo, ma manca un mese e 20 giorni. Oh, oh,
quanti giorni? Ma perché? Allora, sabato ho speso $600, ti dico solo questo. Allora, il veterinario, cioè, secondo me mi ha un po' bidonato, cioè, non mi sembra impossibile che vaccinazione di ciuschi, vabbè che ha fatto tutte le vaccinazioni in più, lui ha straconsigliato, ovviamente, straconsigliato Revolution, sto coso che metti nella schiena, nei gatti, previene i parassiti, le cose, perché nei gatti se prende uno di questi parassiti, spesso sono letali. Allora ho detto, vabbè, compriamo anche quel $120, $360, secondo me. Io gli ho detto, ma se l'altra volta avevo speso circa 200 e i prezzi sono saliti e ccc, e poi c'è l'IRP e poi c'è la TASI e poi c'è l'ARS, c'è la CAC, c'è il trasporto della virilia, c'è il supplemento. No, io comunque la prossima volta vado da un altro veterinario, quello lì non mi frega più. Poi questo è stato dopo, la mattinata avevo già speso altri $300 perché si è rotta la lavasciuga. Allora ho dovuto chiamare il tecnico. Il tecnico ha detto, si è rotto qui, si è rotto là, si è rotto qui, si è rotto là, il pezzo viene così. Alla fine $260, che uno dice costa tanto, però io prima di dire sì ho guardato quanto costava una nuova, una nuova un po' meno di 300, poi aggiungi le tasse, aggiungi il trasporto, il coso, $500, allora vaffanculo, ho detto sì. Quindi sabato ho speso $600, poi ieri sera lo scozzese mi ha dato il ben servito, praticamente doveva andare in viaggio nasca insieme. Io gli ho detto, siccome veniamo anche noi, affittiamo una macchina un po' grossa, così ci stiamo tutti tra le valigie, le cose, insomma, non è che si può andare con una macchina sminchiolata. Premetto che lo scozzese qua in America ha comprato una macchina nuova, insomma, un anno fa, deve aver preso la propria più scava, ma non so come ha fatto. Vi dico solo questo, i terzi cristalli che scendono con la maniglia, ma come? Non ci sono neanche le macchine più scarsissime, quelle ancora con la maniglia, e lui c'è la maniglia, ma è nuova, dal concessionario. Io non so come ha fatto, comunque è abbastanza, molto è scozzese. Almeno nella cultura anglosassone gli scozzesi sono quelli tirchi, invece siccome loro non sanno, dei liguri, i liguri cattivissimi, i genovesi tirchissimi, però siccome nella cultura sono gli scozzesi. Comunque, allora gli ho detto, allora prendiamo due, però poi lui furbo, quando gliel'ho detto, ha detto sì, vabbè, adesso cambio. Io pensavo che avesse già cambiato, no? Ieri sera, cioè a 3 mesi che dobbiamo partire, ma potrei dire prima, no? Ehi, io volevo cambiare, ma aspettavo che i prezzi scendessero, invece non scendono. Praticamente lui l'ha affittata la macchina per 11 giorni a $370, cosa, un prezzo secondo me già quasi impossibile. Anche qui, cioè $11, $300, io non so come ha fatto, avrà avuto qualche sconto, non lo so. No, fai adesso niente, spero che tu capirai. Ho capito, non è che devo girare qua, perché non è che sono andato a vedere i prezzi, 800, ho dovuto prenotarla per $800, cioè lui 370, io 800, 700 qualcosa, quasi 800. Ma se lui diceva, a parte il fatto che secondo me è un po' una stronzata, non so come ha fatto un prezzo così, perché la macchina secondo me non è come l'aereo, che lo prenoti un anno prima e costa di meno. La macchina, io non so, mi sembra che più o meno i prezzi sono sempre quelli, no? O no? Secondo me lui, perché anche lui ad esempio è lì al parcheggio dell'aeroporto, l'ultima volta che si andava, tutto uno scontone, prenotato prima, che pagava pochissimo, no? Allora lui avrà avuto qualche scontone, o magari siccome lui praticamente lavora come idraulico,
però dentro un sindacato, cosa che in America i sindacati non è, ci sono tanto, no? Però l'unico sindacato che c'è viene chiamato The Union, e allora l'Union è una specie di sindacato, però funziona più che altro per lavori tipo automobilivi, tipo a Detroit, molto General Steel Union, non so, si crede il lavoro un po' tipo operaio, no? E gli paga l'assicurazione medica. Allora secondo me c'è avuto qualcosa. Comunque, morale della favola, lui mi diceva il giorno che gliel'ho detto, cioè l'anno scorso, ma no, perché se cambio adesso, pure un mese dopo, fai te almeno. Cioè, a parte il fatto che io adesso voglio rivedere se volessi affittare una macchina in Alaska per il prossimo anno, costa $700 o meno? Ma non lo so, forse un po' di meno, ma $300, io non so come abbia potuto fare. Comunque l'ho dovuto prenotare, fortunatamente, e anche incredibilmente mi ha sorpreso che non ho dovuto mettere carta di credito subito, praticamente l'ho prenotata a posto, registrazione c'è a mio nome, ma non ho dovuto fermare niente, quindi non ho dovuto spendere niente per il momento. Poi un'altra cosa che adesso devo guardare è che praticamente una cosa che viene sempre detta così è che quando affitti una macchina, l'assicurazione sulla macchina affittata non la devi prendere. Ovviamente tutti che chi te l'affitta te la vogliono sbolognare, dicono che se ti scade un incidente viene coperta, bla bla bla. Però moltissimi dicono che non la devi prendere perché la tua assicurazione della macchina già la copre. Infatti adesso per star sicuro voglio chiedere, perché io l'ho sempre presa, avevo sentito anche precedentemente questo, però l'ho sempre presa, tipo in questa qua dell'Alaska era $9 al giorno, che erano $100 in più. L'ho sempre presa, però adesso lo voglio chiedere all'assicurazione. A proposito di assicurazione, praticamente Ciuschi, siccome Ciuschi a volte prende l'auto per andare alla scuola, andare dal veterinario, andare a prendere il metadone dal veterinario, così così, praticamente funziona che l'assicurazione della macchina, devo uscire qui, copre se te a un tuo amico dici prendi la mia macchina, no problem, e lui fa un incidente, la mia assicurazione lo copre. Il problema è se Ciuschi, se c'è una persona che vive in casa tua e la prende abitualmente, allora no, non la copre. Ovviamente inizialmente ho detto, ma è una stronzata, scusa, la puoi dare a uno sconosciuto che può fare un incidente ubriaco che magari non conosci e ti copre, e una che conosci non ti copre. Non ti copre perché siccome vive a casa tua, allora si presume che la prenda molto più spesso, quindi la probabilità di fare un incidente è molto più grande. Allora per quello che non lo copre. Ah, allora adesso scrivisce. Praticamente si potrebbe fare qualche raggiro facendo risultare che lei abita in un'altra parte, insomma in altre parti, soprattutto al sud. E voi direte, sud Italia, sempre noi? No, sud della Florida, Miami, fanno sempre questi truschini. No, perché sto scoprendo che a Miami è proprio un magna magna generale su queste cose, mi stanno dicendo fonti altolocate. Comunque, allora lì $700. Poi il viaggio in Alaska, inizialmente non pensavo che costasse tanto, in realtà costa un casino. Perché, ricapitolando i costi, secondo me $5,000 andrò a spendere. Perché il viaggio, vabbè, siamo in due, siamo io e Ciuschi, vabbè, Ciuschi sta nella gabbietta sotto, però viene conteggiato come un'altra persona, no? Praticamente, solo il viaggio di aereo, 1.800. Poi c'è l'albergo, 600. Ci avevamo preso tre alberghi, anche dei cabin. Uno 600, uno 400, uno 500, ne abbiamo tre. Poi ci sarà la macchina. Allora, uno 600, mi pare 600, uno 500, uno 400, e sono già 1.500. Allora, mettili lì. Poi la macchina, 700, sono 2.000. Giù di là, siamo quasi a $4,000. Poi un souvenir, cose. Poi lo scozzese voleva, mi ha chiesto se andavo con lui a vedere gli orsi
con l'aereo, no? Altri 500 dollari. E gli ho detto, vaffanculo. No, non gli ho detto niente, perché un po' mi tirava, no? Perché poi, a parte andare lì a vedere gli orsi, però è bello perché non è che vai con un aereo di linea, vai con quegli aerei Cessna, ma non vai su quei aeroporti piccoli, no, praticamente parte da un laghetto e deve atterrare un laghetto, quindi se vede un orso lì, oh, ci sono gli orsi lì, lui non è che dice, ah, aspetta, chiamo la torre di controllo, no, deve cercare un lago nelle vicinanze, perché l'Alaska funziona così, anzi, forse non tutti sanno che il mezzo di trasporto più usato in Alaska è infatti l'aereo Cessna. Qui c'è un farm coso che voglio andare. Mi sembra molto bello. Non ho avuto ancora il piacere. Che ore sono? 9:11. E questo si conclude. Ah, comunque, comunque, uccellini. Ho fatto la foto all'aquila, abbastanza bene. Poi ne ho fatta una all'ospri, ultra nitida. Praticamente sono riuscito ad arrivare alla nitidezza. Adesso su Facebook non si vede bene, però guardando la mia foto si vede proprio nitidissima, come quelle dei fotografi professionisti. Olè, giustizia è fatta. 3.000 dollari spesi bene. Poi, poi c'era un altro uccellino che mangiava il pesce, sono andato proprio vicino, anche quello molto nitido e molto bello. Adesso poi volevo vendere il mio 100-400. Ah, capuzza, vado nel sito dove ho comprato le lenti, devi avere 25 post su quel cacchio di forum prima di poter vendere. E poi il prezzo non mi sconfia. Cioè, io l'ho messo su Facebook a 1.300. Però 1.300, se fossi un compratore a 1.300 non lo comprerei. Però se fossi un compratore intelligente, pensando, 1.300 non è proprio economico, però calcolando che questo ci ha messo il focus ring nuovo, e siccome questo 100-400 il problema del focus ring è un problema che spesso avviene dopo 2-3 anni di uso, e quindi se lo devo comprare usato, questo qui è abbastanza, poi c'è anche la garanzia 6 mesi. Però secondo me è un po' troppo. Adesso tenterò per 1.200. Però mi sta sulle palle, metto su eBay, che ti piglia il 10%. E quindi il 10% di 1.200 sono 120 dollari. Allora oggi lo metterò su Craigslist. Mai messo niente su Craigslist, non mi piace, perché c'è troppo interazione, devi parlare. Addirittura devi parlare al cellulare, perché dici, ehi, chiama. Allora, ma vattene a fanculo. Aspetta, non. La comunità. Ma vattene a fanculo, sta cretino. Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto? L'ha detto Tony Servillo, quello lì che ha vinto gli Oscar, no? Quando lo intervistavano. Ah, boh! Lo intervistavano per il suo film che poi ha vinto l'Oscar. Ma questa è un'altra storia, no? Ho fatto a bu perché c'erano quelli lì ai lati della strada con i cartelli anti-abortion, no? Allora c'era una foto di un bambino dopo la prima e dopo l'abortion, ed era tutto spezzettato, molto bello. Allora, per quanto riguarda la notte degli Oscar, grande polemica come al solito. Siccome la gente, vabbè, grande polemica, perché c'è stato quello lì napoletano che ha ringraziato Armando Maradona, che lo sanno tutti che è un evasore. Meno male che non ha ringraziato anche Totorina, Pacciani e Schettino. Dai, ci siamo salvati. Un evasore è meglio di Schettino, dai. Comunque, polemiche. Poi adesso non so, evidentemente nella politica italiana, non essendoci più Berlu, la gente non sa come fare le photoshoppate, allora se la prendono con Leonardo DiCaprio, che non ha vinto l'Oscar. Ci sono miliardi di photoshoppate, non ha vinto gli Oscar, occhi luci, a chi se ne frega. Poi polemiche, no, polemiche, ma noi anche tanto.
cosa più che altro praticamente Samsung ha apparentemente sponsorizzato la notte degli Oscar. Ovviamente non è che avrà speso tutto, io non so quanto ha speso. Ho letto che, si stima solo per le pubblicità tra i breaks della notte degli Oscar ha speso circa sui 20 milioni di dollari, no? Poi c'è stato questo exploit di far fare a Ellen DeGeneres, famosissima conduttrice Gaia, delle foto di gruppo con il Samsung, ovviamente preparatissimo. Però ho letto stamattina che praticamente da fonti molto ufficiali, molto ufficiose, che Samsung voleva fare una specie di cosa all'interno della notte degli Oscar, però l'idea di fare sto selfie, che ormai è selfie, cioè si sono sempre fatti ste autofoto, autoscatti, però adesso è nata la parola selfie, comunque è stata lei che ha detto perché non facciamo tipo selfie. E poi secondo il giornale praticamente è stato abbastanza improvvisata, non è che era preparato. Allora mi ha detto, allora te Brad ti metti qui, Mary Stream, è stata un po' improvvisata da Ellen. E quella, secondo gli analisti, è stata la miglior pubblicità Samsung di tutte le altre pubblicità che ha fatto in tutta la manifestazione, perché lì punto uno era divertente, così simpatico, vedi gli attori, quindi se l'hanno visto tutti, tutti hanno visto quel marchio sminchiolato su quel bianco plasticone, no? Poi le pubblicità di solito la gente le salta perché registra queste cose, anch'io ho registrato le cose, poi ho saltato tutte le pubblicità, quindi quelle non le ho viste, quello però me lo sono visto da vedere. Poi siccome l'hanno retweetato in 6 milioni in 4 minuti e mezzo, praticamente è stato successo. L'unico problema che la Samsung non ha voluto commentare è che Ellen ha fatto tutto il coso bello bello con il Samsung, guarda, fai foto lì, chiamiamo la pizza, bla bla. Però poi dietro le quinte ha usato il suo iPhone per mandare un tweet. E quindi Samsung, con i tuoi soldi, puoi comprare il davanti delle persone, ma mai l'anima. Questo sarà lo slogan della Apple. Pare il fatto che Apple non si abbasserebbe a queste bassezze contro Samsung, però Samsung puoi comprare l'anima? No, però se lo fai in generale, tipo le altre persone, le altre compagnie possono comprare la faccia, ma non l'anima. È sotto il logo della mela, bellissimo. Sto slogan già mi piace, farò sicuramente una photoshoppata prossimamente, no? Poi c'è stata la storia della pizza, perché io ovviamente mi sono comprato Novella 2000 e mi sono letto tutti i retroscena piccanti, gossip. Allora, a prima vista ovviamente preparatissimo, però poi leggendo, informandomi, guardando gli atti processuali, allora la fonte ufficiale dice che hanno veramente chiamato quello della pizza e veramente ordinato, quello della pizza non sapeva niente, però gli hanno detto... E per i produttori, vieni qua, buonanotte. Poi, quando è stato lì nella rap section, a parte il fatto che io non so come faccia, come sia riuscita a entrare, ci sarà stato tutto il perimetro bloccato, agenti qui, là, lì, lui con le pizze in mano. Comunque, quello è un po' dubbio. Comunque, arriva una recepzione, arriva Ellen, che Ellen non l'ho mai cagata, ma adesso è diventata proprio... cioè, non se l'è cagata mai nessuno... però adesso è diventata famosa. Comunque, Ellen... ma è anche giusto mettere Ellen, ha sempre sto Billy Crystal di merda, che non mi è mai piaciuto, Che Billy Crystal lo faceva sempre, non so l'anno scorso chi ha fatto. Poi lei è sempre sta cavolo di litizzetto e faccio e basta. Invece Ellen, che fa il programma Ellen, un programma sminchiolato tipo Amici. Anzi, mi ricordo un po' la De Filippi quella lì, no? Allora... è arrivata e l'ha portato dentro la cosa e poi è girata a passare per prendere le mance, visto che Brad Pitt ha sganciato un sacco di soldi, alla fine ha raggiunto $1,000, gli ha dato $1,000 di tip di mancia. Ah, ho capito, se io devo andare Cicero. Allora, questo è quanto.
Poi ci sono stati degli altri in retroscena. Dovete sapere che Sabrina Ferilli, praticamente in quella bellissima film di Sorrentino, era la protagonista quasi, e lei non l'hanno, perché alla notte degli Oscar c'erano solo disponibili 4 sedie. Allora, una se l'è beccata regista, una se l'è beccata Tony Sperandillo, la terza se l'è beccata il produttore, e la quarta doveva beccarsela lei, no, la moglie del regista. E lì c'è stato proprio uno smacco, e la Ferilli si è arrabbiato un casino. E questo è il retroscena piccanti. Adesso poi, quando sono uscito al commercialista, vi spiego cosa mi hanno detto, e poi vi racconto la seconda parte, perché abbiamo molti gossip stasera, stamattina, gossip, tutto gossip. Anzi, dovrei lavorare in un blog di gossip. Allora, prima